Personale scolastica vaccinazione anti-Covid in Veneto. Ad oggi ancora da vaccinarsi complessivamente tra il 10 e il 7% tra docenti e personale ATA. Martedì prossimo, 24 agosto, incontro con le categorie sindacali a Roma con il Ministro dell'Istruzione per sciogliere i nodi sul Green Pass obbligatorio al momento fino al 31 dicembre per il personale in questione, con l'eccezione prevista per i lavoratori fragili, quest'ultimi esentati dalla vaccinazione, così dalla Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL di Venezia. Noi continuiamo a dire e istighiamo alla campagna vaccinale perché è l'unico modo per venirne fuori. Poi adesso bisogna vedere come andrà. Io ho fiducia nell'incontro del 24 agosto che possa venire fuori una soluzione più omogenea di quella che c'è adesso, cioè più elastica per la scuola, perché secondo me partiamo con il piede sbagliato. Il piede sbagliato sono le previste sanzioni da 400 a 1000 euro per chi non sarà in possesso del Green Pass a scuola, con lo stop alla retribuzione dal primo giorno di assenza ingiustificata. Il personale scolastico, che anche nel Veneto non si sottoporrà a vaccinazione entro il primo di settembre e non risulterà guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi, dovrà obbligatoriamente sottoporsi a test molecolare o antigenico rapido ogni 48 ore, cioè circa ogni 3 giorni a settimana a proprie spese. Oltre a tutti i problemi che abbiamo a scuola, con il personale, con le cattedre, con gli alunni, con le classi pollaio, insomma, ci mancherebbe solo che aggiungessimo dell'altro e l'inizio della scuola diventa un patatrac.